A Palazzo Mosti si è tenuta una conferenza stampa avente ad oggetto i finanziamenti ottenuti nell'ambito delle risorse allocate nel programma degli interventi in Campania del decreto 60 coesione per la realizzazione dell'asse interquartiere Stadio Rione Libertà Mellusi, dello scalo merci Ponte Valentino, del Museo Egizio, del completamento della rete fognaria ed infine dell'impianto di depurazione con il potenziamento della diga di Campolattaro. Hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella, il presidente della provincia Nino Lombardi e la presidente dell'ASI Domenico Vessichelli. Benevento è sempre più un punto di riferimento. Il fatto i 90 milioni che arrivano, abbiamo recuperato anche quelle famose gallerie che erano ormai distorsive rispetto al dato anche estetico, che riescono a recuperare questa diseguaglianza anche sociale, tutto sommato, tra il quartiere più forte e più popoloso del Rione Libertà al centro della città, perché io non voglio sia centro e periferia, tutto centro e tutto centrale. Al tempo stesso recuperiamo i fondi per quanto riguarda le fognature, perché veramente è priva di fognature, siamo impegnati in questa direzione. Avremo il Museo Egizio e finalmente con i 4 milioni dati al ministro San Giuliano, così come voglio ringraziare il presidente De Luca, il ministro Fitto, insomma questa filiera. Il resto non c'entra nessuno, i parlamentari recenti, che sono cose partite al recente passato. Ringrazio i Vigorita e la Convindustria perché abbiamo spinto per i 30 milioni per la forma di avvicinamento tra l'economia attraverso le industrie che sono a Ponte Valentino e al tempo stesso la stazione di Benevento, perché prima si arriva su questo e prima bisogna farlo, anche perché spunta all'orizzonte i 100 milioni che saranno dati in dote alla provincia di Avellino. Quindi Benevento come città modello per la Campania? Benevento come modello città è tra quelle che ha avuto più soldi di tutti, devo dire. Ho visto, tranne Napoli, che Napoli ha la sua forma, diciamo, manomissiva tra virgolette rispetto alle altre città per il dato, diciamo, di evidenza del concentrato demografico, però Benevento veramente si illustra da sé. Avellino ho visto poche cose, siamo intervenendo su tutti quanti i settori. Si tenga conto che questo sono fuori dai soldi che abbiamo avuto, dei PIX, per quanto riguarda i finanziamenti del PNRR, per i quali siamo i primi in Italia in rapporto a numero di investimenti e, diciamo, elemento demografico. Si conferma anche Benevento con il suo sindacato in linea con la filiera istituzionale, quindi c'è un accordo bipartisan, insomma, possiamo dire. Ma io credo che per queste cose bisogna lavorare tutti quanti assieme, che non sgomitare ma mitigare un po' asprezze e contenziosi che si aprono, perché insomma alla fine se c'è l'asprezza, se c'è il contenzioso, rischiano i cittadini. È come la divisione che c'è sull'autonomia differenziata, siamo contro l'autonomia perché questo porterebbe un grave danno per l'unità del paese, sarebbe diseconomica per il paese, avremmo grandi difficoltà nelle scuole e altrove. A proposito di scuola, visto il terremoto, faccio bene a tenere 18 milioni a fare scuole nuove anziché quelli che litigano con le parole nei nostri confronti. Vado avanti su questo, che la città risorge e sta rinascendo. Nell'ambito dell'iniziativa Estate in Carcere, promossa dal segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per verificare le reali condizioni dei detenuti e confrontarsi con dirigenti, operatori, agenti di polizia penitenziaria e magistrati di sorveglianza, mi sono recato in visita all'istituto minorile di Erole al carcere di Benevento. Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. Ho visitato diverse volte questi istituti di pena, ad Erola sono stato 7 volte, l'ultima con il viceministro della giustizia Sisto. Lì sto seguendo personalmente un importante progetto di riqualificazione dell'istituto. Ho visitato 10 volte anche il carcere di Benevento, una comunità a cui sono particolarmente legato, interfacciandomi con Ciambriello, garante dei detenuti in Campania. Ma il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in sinergia con i radicali italiani, hanno varato questa iniziativa nazionale che chiede ai parlamentari italiani ed europei di Forza Italia di dedicare la propria attività istituzionale estiva agli istituti di pena italiani. Sono, si può dire, di casa, sia presso l'IPM di Erola, dove con il viceministro della giustizia Sisto, delegato al PNRR, stiamo seguendo delle attività di ristrutturazione, di riqualificazione e di messa in sicurezza dell'immobile, quindi sede dell'istituto minorile di Erola. Abbiamo dato delle notizie concrete, quello che abbiamo annunciato con la venuta di Sisto lo abbiamo tradotto in realtà, e annuncio anche che il collega, amico, viceministro Francesco Paolo Sisto sarà ad Erola quanto prima a fare una cerimonia per la posa della prima pietra e per poi rendicontare il cronoprogramma delle opere, dei lavori, delle attività sul piano tecnico. Poi ci sono anche altre dinamiche, altre problematiche che affronteremo appunto in quella sede, quindi avrà un incontro con gli organi di informazione, con l'amministrazione comunale e con la direzione. Poi oggi sono qui
anche a Benevento, anche qui vengo spesso per verificare le condizioni delle detenute e dei detenuti, del personale, quindi degli agenti, delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, del personale sanitario impegnato in questa struttura, degli educatori, dei volontari, e con la direzione abbiamo attivato da 2 anni, da quando mi sono insediato nel Parlamento, una sinergia concreta, pragmatica, in linea con quello che è il mio modus operandi o vivendi dell'attività politico-istituzionale. Quindi ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani per le sollecitazioni che ci ha fatto pervenire rispetto a questa iniziativa. Ci siamo allineati a questo suo indirizzo e sicuramente daremo anche dei risultati. Non solo siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza e espletare una funzione ispettiva, ma tradurremo anche in realtà le istanze, i problemi che ci saranno rappresentati dagli attori e dalla comunità istituzionale. Il deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano ai microfoni di TV7 ha parlato dei rapporti con Clemente Mastella, sempre tesissimi, e con quello che dovrebbe essere il naturale alleato del sannio, Domenico Matera, di Fratelli d'Italia. In queste settimane si gioca la partita delle alleanze su più fronti in vista delle prossime tornate elettorali regionali e provinciali. Ascoltiamo le dichiarazioni dell'onorevole Francesco Maria Rubano. Noi abbiamo posto delle domande politiche. Non replichiamo a toni o a battute ironiche e offensive, non l'ho fatto in 2 anni, basta che voi andiate a ricercare tutte le stilettate, le invettive ironiche, punzecchianti, a volte anche volgari, di natura non politica, che mi sono state indirizzate dal senatore Matera, a cui non ho mai replicato. Per me rispondono i risultati elettorali, quello delle provinciali, quello dell'europea preferenza, risponde uno stile, la capacità di essere la prima forza che registra il maggior numero di iscritti nel sannio, ma non solo rispetto a Fratelli d'Italia, rispetto a tutte le sigle di partito che sul piano nazionale come il PD viaggiano a 2 cifre, superano il 20%, quindi io rispondo con i numeri e con i fatti politici. Noi siamo alla opposizione del centro-sinistra in regione, in provincia di Benevento, nella città capoluogo. Mai ci sarà un nostro consigliere provinciale, un consigliere regionale che possa in maniera trasversale votare o trovare accordi sotto banco o apertamente con chi si colloca dall'altra parte, chi è contro al governo Meloni, chi firma il referendum sull'autonomia differenziata. Non si può aprire, mi meraviglio che si facciano reiterate, continue aperture spasmodiche. È anche un segno di debolezza aprirsi e chiedere a Mastella di entrare nel centrodestra. L'abbiamo battuto, io sono stato il protagonista alle elezioni politiche. Abbiamo preso un risultato importantissimo come centrodestra alle elezioni provinciali. La maggior parte degli amministratori guarda a noi, la maggior parte dei cittadini guarda a noi perché stanchi di un modus operandi, vediamo concorsopoli, vediamo altre cose che insistono su Palazzo Mosti, una gestio discutibile, non entro nel merito perché rispetto ad alcune cose, per rispetto della magistratura e per rispetto anche di una linea politica che non è persecutoria o giustizialista, sono rispettoso, non abbiamo mai posto l'accento su alcuni fatti richiamati dalla stampa, su cui c'è anche l'attenzione della magistratura, non facciamo dossier, questa politica appartiene a Mastella, mi distingo anche da lui per questo. Io mi piace la competizione politica e battere l'avversario o affrontare l'avversario sul piano della interlocuzione esclusivamente politica, del contraddittorio, dell'alternativa programmatica, della capacità di coinvolgimento, dell'indicazione diversa rispetto a quelli che sono e devono essere gli indirizzi di un governo del territorio, provinciale o comunale ai vari livelli. Quindi francamente noi non ci troviamo in una posizione di trasversalismo, la nostra è una posizione di pura
evidente alternativa a quel sistema e a quel mondo. Quando il senatore Matera vorrà parlare di centrodestra e di programmi, non di beghe locali, di iniziative serie in linea con la coalizione nazionale, noi ci siamo. Non abbiamo bisogno di trasversalismi, perché i cittadini vogliono linearità politica, vogliono un quadro politico coerente e non amano accordi e accordicchi. Noi siamo premiati perché siamo così lineari, sempre dalla stessa parte. L'Eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'Eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Piesco. Con decreto della sindaco Mastella, nelle more dell'approvazione del regolamento di polizia municipale e della definitiva organizzazione del corpo, è stato nominato Giuseppe Vecchio quale nuovo comandante del corpo di polizia municipale della città di Benevento. Laureato in giurisprudenza con esperienze pregresse in Puglia, Castellammare di Stabia, appartenenti ai funzionari con elevata qualificazione, Vecchio ha piena idoneità alla nomina di comandante responsabile del corpo di polizia municipale. Ringrazio Pasquale Pugliese, con il quale c'è stata una proficua e leali collaborazioni, ha dichiarato il sindaco di Benevento Mastella. Per motivi familiari si trasferisce in un'altra città della Campania, a Casoria, che è la sua città d'origine, dove ha vinto il concorso da dirigente. Il centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l'avviso di allerta per ondate di calore attualmente in corso fino alle 14 di lunedì 5 agosto. La criticità riguarderà l'intero territorio, con valori medi stagionali di 3-5 gradi superiori, associati ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare anche l'80% e in condizioni di scarsa ventilazione. Il 4 agosto si rinnova l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Un'occasione perfetta per immergersi nell'arte e nella storia senza dover mettere mano al portafoglio, un'opportunità per scoprire o riscoprire le meraviglie del nostro patrimonio culturale. Lo sblocco dei fondi FSC lungamente atteso consente al sistema territoriale di centrare due obiettivi di particolare rilevanza. Con un finanziamento di 30 milioni di euro potrà essere realizzato in zona ASI Ponte Valentino uno scalo merci che apporterà sicuri benefici alle aziende già insediate nell'area industriale e costituirà verosimilmente un ulteriore fattore positivo per l'attrazione di nuovi investimenti. Così, in una nota, Luigi Diego Perifano, portavoce di Alleanza per Benevento, l'unità di intenti che prevalsa su piccole gelosie e smanie di protagonismo che spesso rallentano il cammino di progetti di rilievo strategico, ha fruttato proficue interlocuzioni sia con la Regione Campania che con il Governo nazionale, che hanno tenuto nella giusta considerazione le aspettative del Sannio. Di sicuro interesse anche il finanziamento che consentirà di completare la costruzione delle gallerie di collegamento tra i rioni Avellola, Pietavia, De Mulini e la zona alta Mellusi Atlantici. Un'imponente progettazione risalente agli anni Ottanta che necessita senz'altro di un'attività di verifica e di adeguamento, per cui mi auguro che se ne possa discutere quanto prima in Consiglio Comunale, anche per preparare la cittadinanza agli effetti di un intervento che risulterà sicuramente impattante, sia pure temporaneamente, sull'ordinaria vivibilità di popolosi quadranti urbani. La società GESESA ha installato a Telese Terme, in località Pozzo del Carmine, un gruppo elettrogeno da 200 kW, dispositivo che risolverà definitivamente il problema della mancanza di acqua in concomitanza con i blackout elettrici. La scheda tecnica del gruppo elettrogeno specifica che è alimentato a gasolio. È un altro importante risultato raggiunto dalla nostra amministrazione, ha dichiarato il sindaco Caporaso. Da tempo avevamo individuato questa soluzione, resa possibile grazie alla disponibilità di GESESA. Lo sblocco dei 90 milioni di euro
destinati a Benevento, testimoni all'attenzione del governo nazionale per la provincia di Benevento, così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, è un segno tangibile dell'impegno del centrodestra per il territorio. Voglio ricordare che per il Sannio il nostro governo precedentemente a quest'ultima tranche ha già stanziato fondi pari a 724 milioni di euro. I nostri sforzi per recuperare anni di ritardo che hanno penalizzato la provincia di Benevento sono stati premiati. Desidero ringraziare il ministro Fitto, ma anche il vice premier Tajani e Fulvio Martusciello, così come apprezzo il garbo istituzionale del presidente Vigorito per aver voluto rendere merito all'impegno che ho profuso e continuerò ad assicurare per il rilancio e lo sviluppo della nostra provincia. Un sisma di magnitudo 2.0 con epicentro ad Arpaia in provincia di Benevento è stato registrato dall'INGV. L'evento sismico è stato rilevato alle 10:21 nella giornata di venerdì ad una profondità di 6 km nel Sannio. Non si registrano fortunatamente persone ferite o danni a cose. Nella giornata di venerdì pomeriggio alle porte di Benevento si è sviluppato un vasto incendio. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco con l'utilizzo di diverse squadre per provare a circoscrivere le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature. L'incendio si è sviluppato in un terreno di contrada Cardoncelli, arrivando alle contrade San Chirico e Badessa. Le fiamme inoltre hanno raggiunto la strada che collega Benevento a Pietrelcina. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell'ambito dei servizi di istituto finalizzati al contrasto e alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, ha sottoposto a controllo due attività commerciali di Benevento, di cui una gestita da personale di etnia cinese. In particolare, i militari appartenenti al nucleo mobile del gruppo di Benevento hanno accertato che all'interno delle attività commerciali controllate erano esposti in vendita complessivamente 551 confezioni contenenti oltre 11.000 prodotti privi delle avvertenze di sicurezza, nonché del marchio della Comunità Europea, requisito indispensabile per gli operatori economici, al fine di attestare le conformità di prodotti e requisiti di sicurezza e salute previsti dalla normativa comunitaria. Gli articoli non rispondenti alle normative del valore commerciale complessivo di circa 3.000 euro sono stati sequestrati ed è stata contestata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro al proprietario dell'esercizio commerciale. Dopo il successo ottenuto con la canzone classica napoletana d'autore, giovedì 5 settembre alle 20:30, ancora una serata di beneficenza a favore del complesso monumentale del convento di San Francesco in Piazza Dogana a Benevento, ideata da Fra Luciano Pugliese. Musica sotto le stelle è il tema della serata dedicata a Pino Daniele. Ritorna il live della Yes I Know Tribute Band, nata nel 2015, che ripercorrerà tutta la carriera del bluesman napoletano. Ingresso libero nel segno della beneficenza. Vi aspettiamo per cantare Napolè, Quan Chiove, Yes I Know My Way e tanti altri capolavori di Pino Daniele. Appuntamento a giovedì 5 settembre alle 20:30 nel chiostro del convento di San Francesco in Piazza Dogana a Benevento. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, organizza per il 4 agosto dalle 8:30 alle 13 le visite cardiologiche con eco color Doppler al carotideo, ECG, ecografia cardiaca e consulenza sui risultati con il dottor Maurizio Capece, consulente cardiochirurgo presso l'Università di Bristol. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Mister Auteri e la sua staff, dopo tre giorni di doppie sedute svolte immediatamente a seguito della vittoria in rimonta contro la Roma City domenica scorsa a Riano Athletic Center, ha concesso ai suoi una giornata di totale relax. Tra i giocatori del Benevento c'è chi ha voluto rilassarsi al mare, la Mesta e Manconi per esempio, chi invece si è dato all'avventura visitando Cinecittà World come Lanini, Starita e Thalia, e chi infine ha preferito il relax acquatico di Idromania come Avolio. Insomma, è stata una giornata dedita al riposo per i calciatori della Strega, che sono tornati ad allenarsi al Mancini Park Hotel per gli ultimi giorni del ritiro precampionato. Domenica 4 agosto i giallorossi sosterranno la loro terza ed ultima amichevole, in programma alle 17 contro la Roma Primavera. Successivamente la squadra farà ritorno nel Sannio, ma è probabile che mister Auteri decida di concedere ai suoi un paio di giorni di riposo prima di immergersi nuovamente negli allenamenti, stavolta per preparare l'esordio stagionale. Appuntamento domenica 11 agosto alle 20 al Vigorito per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C contro il Taranto.
Il Benevento Calcio ha comunicato il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione degli abbonamenti della stagione 2024-2025, l'amor che muove il Salmio e le altre streghe. Al 2 agosto gli abbonamenti sottoscritti sono 2.983. Il gruppo di comunicazione TV7, Radio International e Social è pronto a ripartire per la stagione sportiva 2024-2025. Ben 4 i format dedicati al Benevento Calcio, al campionato di Serie C, alle prestigiose realtà sportive sannite. Break Sport, Anteprima Benevento, Sport7, Live in Tour e Bar Sport, 91esimo minuto. 4 produzioni per sognare ed emozionarci nel segno della passione giallorossa. Diventa protagonista del prossimo avvincente campionato. Scegli di essere partner commerciale di format uniti in un unico grande amore. Scopri tutti i vantaggi contattandoci al 329-8750-445 oppure al 338-3711-994. TV7, Radio International e Social, da sempre al fianco dei colori giallorossi. Il Benevento Calcio ha comunicato la sottoscrizione del primo contratto da professionista da parte di 3 giovani giallorossi. Si tratta di Claudio Panzarino, difensore classe 2005 che si lega alla strega fino al 2027, Giuseppe Marrone, anche lui difensore classe 2005 che ha firmato fino al 2026 e Nicolò Francescotti, attaccante classe 2005 che si lega al club di Via Santa Colomba fino al 2026. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.